Rieccoci amici con la nostra Siria comunista, con il nostro piccolo tutorial, tra virgolette. Allora, nella scorsa puntata abbiamo conquistato i fascisti, abbiamo unificato l'Italia sotto l'Italian Union. Vediamo di continuare. Come ti dico, preciso. Ok, chi se ne frega. Allora, abbiamo abbastanza esperienza per andare avanti con la dottrina militare. Io ho deciso di fare il Mobile Warfare. Utilizzare i carri, quindi usiamo questa. Continuiamo. Allora, facciamo allenare le nostre truppe. Shift click, così alleniamo soltanto quello che c'è bisogno e basta. Poi gli aerei sono arrivati tutti qua, li unifichiamo. E anche questi, allenatevi soltanto quello che c'è bisogno. Shift click. Ok, forse ci mancherà un pochino di carburante. Allora, mandiamo intanto la nostra flotta nel porto. Gli assegniamo Ingio Campioni. Ok, Preserve Army Traditions, fatto. The Italian Republic ci dà stabilità, ci dà political power. Vittorio Emanuele si ritira si va in pensione. Lo rimuoviamo proprio. Però, cioè, ci toglie la stability. Ci dà Disgruntled Military. Che ci dà un po' di debuff per il nostro esercito, però ci aumenta il compliance in tipo tutti gli stati quasi. Quindi facciamolo perché poi possiamo fare altre decisioni che ci aumenta, ci toglie quel debuff per il nostro esercito. Abbiamo un po' di political power. Qua ci manca ancora il political power però. Allora, Anti-Fascist Chaplain, Division Recovery, Army Organization. Ok, Communist Revolutionary, questo ci dà Stability e Daily Communism, questo ci dà solo Communism, questo ci dà Democracy. Facciamo il Fundamentalist o miglioriamo la ricerca magari? No, miglioriamo la ricerca. Lo Stability non è neanche così tanto basso. Ok, qua la decisione. Se andiamo sul socialismo o se andare sul comunismo? Andiamo sul comunismo. Perché il socialismo ci dà il Partito Popolare Italiano, quindi i democratici, ma noi vogliamo il Partito Comunista Italiano. Ok, perfetto. Oh, abbiamo fabbriche civili. Sì, fabbriche? Factories, fabbriche, sì. Abbiamo fabbriche civili disponibili. Facciamo un po' di esercito adesso. E poi continuiamo con l'industria civile. Ok. Qua si sono allenati tutti, unifichiamoli. Buono. Qua facciamo allenare l'esercito, la flotta. Ma tutto il resto della flotta dove è finita? Quella che aveva preso i fascisti? Cos'è? Affondata? Boh. Vabbè, allenatevi anche voi. Intanto, artiglieria potenziata. Potenziamo anche le armi. Ok, abbiamo di nuovo political power. Ma sì, ora diamogli un po' di stability. Così ci aumenta anche il political power. Tanto voi unificatevi. E finito anche il focus per il Popular Front. Garibaldi Region, così andiamo a intervenire in Spagna. Che ora non ce lo fa ancora fare. Ok, allora, Construction 2 fatto. Cosa possiamo ricercare? Andiamo di carri? Levi? Sì. Facciamo levi e appena riusciamo prendiamo la Fiat. Intanto qua si sono allenati tutti. Ok. Garibaldi Legion, cos'è che ci dà? Allora. Add Garibaldi Legion. Max Volunteer Force più 3. Air Volunteer Scout, ok. Ok, ci cioè migliora l'opinione con la Spagna. Allora, a chi mandiamo?
A loro? O a loro? Sapete, sono tentato di andare sulla via anarchista. Sì. Andiamo sulla via anarchista, non comunista. Cioè, sono nello stesso ramo, però andiamo di là. Allora, stiamo facendo levi, potenziamo anche l'armor e l'engine. Intanto qua, cosa vi potevo dare? Allora, di questi non ti do niente. A te? Guerrilla Fighter non è male, quindi te lo do. Details, gruppi di difesa della donna. New Era for Red Shirts. Ok, qua si va sulla strada anarchista. United Anarchist Confederations. Penso, non lo so. Non ne ho idea. Penso. Non giudicatemi. Allora, non saprei. Questo ci potenzia le camicie nere. Camicie rosse, scusate. Gruppi di difesa della donna. Ada Gobetti becomes a general. Gruppi di difesa della donna. Manpower. Allora, pugno alzato. Questo c'è il Cassius Belli per attaccare Germania e Giappone. Ok. Però Common Ground. Se facciamo Common Ground, poi facciamo delle altre decisioni. No, andiamo di qua. A leader steps forward. Ok, intanto possiamo prendere la Fiat. Cooperation with Anarchists. Certo, appena ho 60, 70 cosi lo facciamo. Socialist Faction, Communist Faction. Ok. Madonna, intanto possiamo mandare i volontari. Send volunteers. No, non possiamo mandare gli anarchisti. E ci servono 30 divisioni. Cazzo. Train. Ah, visto che abbiamo abbastanza political cioè army experience, facciamo la divisione da guarnigione. Create empty. Mobile. Cavalry. Garrison division. Divisione di guarnigione. Giù. Cambiamo l'icona e di solito metto il pugno. Ok, save. Ora facciamo così, occupied, divisione di guarnigione. Così se voglio modificare la cavalleria, modifico la cavalleria, non modifico anche i tizi che stanno scusate, a difendere l'impero. Allora, tu quanto ci impieghi? 4 settembre 37. Tu? 4 settembre 37. Tu? 4 settembre. Minchia, tutti allo stesso tempo. Allora, facciamo le camicie rosse. Alleniamo le camicie rosse. Ok, le mandiamo a Parma. Anzi, no, a Bologna. Perché i comunisti sono a Bologna. Ok, appena riusciamo li deployiamo. Devono essere 10? No, 20%. Ah, niente. Tanto la flotta si sta allenando quasi completamente. Ok, allora, Gramsci, Togliatti o Pertini? Ah. Pertini ci dà political power. War Support, Partito Socialista Italiano. Allora, Palmiro Togliatti ci dà Political Power, Stability, ci abbassa il War Support e ci accetta le democrazie. Allora, Political Power è basso. Allora.
Forse Gramsci, forse è la scelta migliore. Perché magari il suo potere migliora col tempo. Però non lo so. Il Partito Socialista mi gusta però. Political power, war support. Questa sì che è una decisione. Prendiamo Pertini, Partito Socialista. Ecco qua. Partito Socialista Italiano. Buono. A leader steps forward. Ok. Sì, gli diamo supporto. Intanto qua stiamo allenando 7 divisioni, ma noi quante divisioni abbiamo in totale? 21, cazzo, non ci bastano comunque. Alleniamo anche questi al massimo. E anche questi, dai. E questi li facciamo a Roma. Ok, possiamo deployare le camicie nere. Buono. A voi, ve ne andate. Le camicie nere della rivoluzione le mettiamo qua. Le camicie rosse. Madonna, continuo a dimenticarmi. Ok, alleniamole. CCNN. Chissà per cosa sarà CCNN. Boh, chissà. Abbiamo i dockyards liberi. Allora, facciamo un po' di sottomarini. Miglioriamoli. Ok, sì, tu. Perché ne abbiamo due? I Calvi class. Non lo so. Dai, facciamo un po' di sottomarini. Intanto assegniamo le navi alla flotta, così vanno direttamente. Qua gli aerei ne abbiamo un bel po'. Minchia di light tank, ne abbiamo un sacco di light tank. Ah, per Levi quanto manca? Ancora 81 giorni, un sacco, troppi. Togliamo la produzione al light, facciamo Interwar Heavy. Ok. Heavy Armaments, Basic Heavy Cannon. 2-man turret o 3-man turret? 2. L'armor l'abbasso. Teniamo bassa l'armor. Poi facciamo Cast Armor e Christie Suspension. Radio, certo. Poi additional machine guns, wet ammunition e smoke launchers. Come icona facciamo questo. Buono. Ok. Iniziamo la produzione di carri pesanti. Buono, buonissimo. Qua abbiamo sbloccato un sacco di potenzialità. Allora, Economist. Ok, ora possiamo decidere. Allora. Ma forse. Research Speed. Max Factories in a state. E politica. Questo è buono. Ci velocizza la ricerca e aumenta la nostra possibilità di costruire. Allora, abbiamo fatto Path to Progress. Adesso tra poco dovrebbero arrivarci le notifiche dei paesi che vogliono sostenerci. Allora. Union of the Union in the Party. Ok, qua intanto mandiamo qua il sottomarino, cioè non è un sottomarino, è un light cruiser. E mandiamo anche lui ad allenarsi. Basic armor, avanziamo. Noi intanto qua ne produciamo
1,57. Ok, stanno avanzando. 1,72. Buono, 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 buono. Ci mancano un po' di materie prime. Allora, innanzitutto prendiamo tungsteno. Ne prendo uno dal Malaia. E cromo. Ne prendo uno dal Soviet Union. Buono. Qua messe non lo possiamo ancora prendere. International Support for the Italian Union. Grazie. Chi è che ci ha supportato però? Non lo so. Allora, Cooperation with Anarchists. Sì. Unify the Left. Ok. Buono. Union in the party. Buono. Allora, follow the Soviet Union. Io non voglio followare the Soviet Union. Defend the land. Difendiamo il nostro territorio. Scusami, in che senso il Paraguay, Italian Union invites us to the United... No, allora no, fermo. Ah no. Così aiutiamo gli anarchici, certo. Aiutiamogli gli anarchici. Intanto il nostro esercito, possiamo deployarlo? Sì. Send volunteers. 5 divisioni? Mandiamo le camicie nere, le camicie rosse della rivoluzione. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Send volunteers. 5. E mandiamo anche air volunteers. Ok. Tu levati, unassign. Tu anche levati, unassign. Ok, buono. Intanto sono arrivate le nostre truppe a Valencia. Allora, il problema sono i fascisti ora. Mettiamo Norma e mettiamo Mario Ricci. Andiamo qua da giù. Tacchete. Andate veloci e andate. Basic Heavy Tank arrivato. Ok. Cos'altro ricerchiamo? L'artiglieria? No, siamo un po' troppo avanti. L'anti-tank. Facciamo l'anti-tank. Allora, intanto, Interwar Heavy. Facciamo ancora il 2-man turret. Basic Heavy. Gasoline ci sta. Cast Armor. Christie Suspension. Potenziamo l'engine, visto che ce l'abbiamo potenziato. Mettiamo radio. Machine Guns, Smoke Launchers e, come nell'altro, Wet Ammunition. Ok, buono. Così è un po' più veloce rispetto all'altro. Save. Basic Heavy. E cambiamo. Ed è finito il tempo per questo episodio. Allora, intanto le nostre camicie rosse sono partite o no? Chissà. Qua l'industria siamo un po' troppo indietro. Cioè un po' troppo avanti. Facciamo un radio o poten no, potenziamo la flotta. Smoke launchers. Qua ne abbiamo troppo poca. Ma facciamo che vi muovete, per favore. Ah, la Francia ci invita al comitato di non interventismo. No, certo che partecipo io. Difesa della terra. Brigate speciali, ci potenzia le camicie rosse. No, però voglio United Anarchists. E il Paraguay entra con noi. Grandissimo Paraguay. Grandissimo Paraguay. Forte, forza. Ok. Avete intenzione di muovervi? Per favore.
Il template com'è? Ok, è un po' schifoso. Potrei, cioè, dovrei migliorarlo, dovrei fare qualche focus che lo migliora. Quale barchette? Ma secondo me si sono allenate abbastanza. No, continuiamo, continuiamo, continuiamo. Medium, no. Aerei. Qua siamo ancora avantissimo. No, non mi serve. Anti-world large, portiamoci avanti per gli aerei largi. Ok, ma allora. Direi che per questa puntata è tutto e ci vediamo nella prossima. Abbiamo fatto un po' di cosette e vedremo come va nella prossima.